devo dire, grazie alla fiducia concessami dalla signora Villery, abbiamo deciso di fare questa mostra di piccoli formati relativi agli anni 40. Gli anni 40, per Jean, sono un periodo di superamento della fase di abstraction e création, dove lui ha veramente operato molto attivamente, ma arrivati a un certo punto, come tanti altri, ha manifestato il suo disagio di questa pittura estremamente e solamente esclusivamente mentale, fino addirittura ad affermare che quasi mi prosciugava il cervello questa fase di astrazione e creazione. Quindi, tornato dai monti, no, senza neanche un atelier, senza neanche le tele, ha cercato carte, pezzi di qualsiasi tipo di supporto per fare questa fase, che è una fase, diciamo, sperimentativa, sperimentale, ma nello stesso tempo ludica, in quanto si vede proprio il gioco delle forme, il ritmico, c'è il gioco del colore, quasi recuperando la lezione del cubismo, però recuperando un'immagine quanto più verosimile, cioè che potesse richiamarsi alla verosimilità. Infatti questi lavori non sono completamente astratti dal reale, ma raccontano le storie del suo privato, le tavole imbandite, le mamme col bimbo. Ebbene, tutta questa produzione avrà una seconda fase nel 47, relativa ai quadri che sono esposti nell'altra sala, che io, nella mostra che abbiamo fatto alla biblioteca parecchi anni fa, chiamai Tasserli cromatici in rhythm and change. Bene, arrivati a quella fase, che è esposta nell'altra saletta, lui arriva al massimo. L'esposizione importante alla Galerie Magd di Parigi del 48, con la prefazione del poeta francese René Cher. Questa è la mostra, spero che vi piaccia. Spero che questa galleria, ecco, questo concedimelo, che questa galleria possa riprendere i suoi fasti dai tempi degli anni 60, quando qui esponevano firme di livello nazionale, di alto livello nazionale, da Peluzzi sino in su. Grazie e buona visione della mostra. E questa brochure non identifica la galleria Rondeau, in quanto è come patrocinante, cioè l'Istituto di Documentazione Arte Ligure, ed è una sorta di approfondimento del pittore Villery che andrà sul sito del... Quindi non era necessario che io scrivessi qui Galleria Civica Rondeau, perché questo ha un suo valore estrapolato dal contesto della Galleria Rondeau, la brochure. Grazie.